La Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo e il Conservatorio Statale Gaetano Braga hanno unito le forze e hanno siglato una convenzione per lo svolgimento di attività accademiche coordinate di formazione, ricerca scientifica e produzione artistica. Nel prossimo anno accademico 2021-2022 gli studenti avranno l'opportunità della doppia iscrizione con un duplice percorso triennale che garantirà il doppio titolo finale, il diploma di conservatorio e la laurea in DAMS, un progetto pilota in Italia. Siamo felici, orgogliosi perché questo rappresenta il punto di partenza, speriamo, di una proficua collaborazione e integrazione tra le due istituzioni importanti che operano sul territorio, quindi una grande occasione. Quanti iscritti avete all'istituto? Quasi 400 in questo momento. Noi pensavamo allo svilimento del numero degli iscritti vista la situazione, però non è successo questo, abbiamo avuto parecchie iscrizioni e speriamo che anche quest'anno possa andare così. Oggi è davvero una grande festa perché avviamo un progetto unico in Italia. È il primo esperimento di doppio titolo coordinato tra il DAMS di Teramo e il diploma accademico di primo livello in DISCRAM della Braga. E in 3 anni lo studente che vuole specializzarsi in ambito musicale potrà prendere quindi l'area di tipo accademico, teorico, con una componente performativa che solo un conservatorio potrebbe dare. E finalmente la città di Teramo sta cominciando a capire che può essere veramente un grande laboratorio di punta in Italia, perché ci sono tante energie, ci sono tante professionalità, un ambiente abbastanza piccolo che consente di mettersi attorno a un tavolo facilmente, lo abbiamo fatto e oggi siamo qui a cominciare questo bellissimo percorso con l'anno accademico 21-22, avremo gli iscritti contemporaneamente in università e all'Istituto Braga che cominceranno con noi, un bellissimo progetto.